quando c'è la luce rossa. Buongiorno, ringrazio Paolo di questo invito. Non c'è niente. Ringrazio molto per l'invito, ma anche mi sembra molto, sono molto contento a livello spirito, come abbiamo già promosso in questi seminari, cioè l'idea di capire, no? Di capire i fenomeni che sono successi, e diciamo che in questo caso specifico, di cui stamattina, poi gli altri giornali come capire, capire perché la domanda di cambiamento si è orientata in gran parte sul Movimento 5 Stelle, questo è un po', diciamo, quindi capire come esattamente si può dire. Una manipolazione di cadavento, di grillo, inventarsi delle tecnologie più o meno, però è realtà di fatto, di questo è avvenuto, ha dato di fatto che il suo governo ha preso in considerazione seria e che terrorizza un po' più Berlusconi, che per la prima volta da 20 anni il centrodestra ha un 30% di presenza in Parlamento. È una pesantissima, un pesantissimo ridimensionamento che per tanti anni in seguito ha, per la sua prova 2006 che era riuscito ad avere una piccola maggioranza, normalmente questo invece è un dato di fatto, di fatto c'è una volontà di cambiamento, c'è un centrodestra ridotto ai minimi termini, no? Qualcosa che è successo, quindi è davvero da capire cosa, perché e in che modo. Dico subito, tanto per evitare il primo fatto molto diversi incontri di questo tipo, il mio atteggiamento di base, il mio atteggiamento è quello di uno sforzo di capire, no? Non limitarsi al fatto contingente dell'ultima elezione, perché non è proprio il primo che abbiamo fatto per ricostruire un po' come si è formato, quindi non è che è nato con un colpo solo, non sarebbe nato se non ci fosse avuto successo, se non ci fosse stato un processo molto più lungo di costruzione di un movimento. Quindi capire, naturalmente, non capire per vedere se alcune delle idee e delle proposte, al di là poi di come loro le gestiscono o come le gestiscono o delle difficoltà che hanno, ma come dire che le proposte sono molto difficili da realizzare, comunque possono avere un interesse anche per altri soggetti che sono interessati non a conservare ma a cambiare. Quindi non posso capire. Altro punto, anche qui mi sembra rompendo un atteggiamento che purtroppo sta diventando una moda, e cioè l'idea di tendenzialmente criminalizzare il Movimento 5 Stelle. Per il sentito Napolitano che ha proposto l'ultima integrazione, una grande coalizione, no? E dall'altra parte ci stava, cioè, diciamo, praticamente diciamo, un po' rievocazione di quello del 76, no? Da una parte internazionale, dall'altra parte l'integrazione. Lì la fantasia è questa. Io secondo me, e non so, se voi guardate tutti i giornali, stamattina ho scritto Repubblica, ma praticamente su tutti i giornali, diciamo, da sinistra a destra, a dire dal manifesto a quasi, ma l'unità fino a quelli di estrema destra, ogni giorno hanno almeno 3-4 articoli contro il Movimento 5 Stelle, o cioè che danno conto di qualcosa, ma in generale cercano di trovare un punto per riuscire a avere comunque screditato le volontà. Io dicevo che cominciano a fare pure satire in qualche modo. Quindi diciamo se c'è, vuol dire, c'è questa specie di idea di una santa alleanza per diciamo, demonizzare e estromettere in qualche modo dalla scena. Secondo me questo è profondamente sbagliato, cioè, pur con tutti i problemi che può presentare, a parte differente rispetto ad altre prospettive politiche, ha preso sul serio l'interlocutore politico. Non credo che si includano molti che si smonta in 5 mesi, no? Qualcosa del genere, certo, può avere finanziamenti, ma secondo me è stato costruito in un certo modo e tendenzialmente avrà una spazio. Quindi diciamo, l'atteggiamento dicevo, capire da un lato e dall'altro non devolizzare, ma aprire, cioè nel senso di rispetto proprio ai contenuti che sono proposti sui vari punti, cosa che fanno peraltro molti movimenti, spesso che io conosco di varia natura, dico che trovo spesso più ascolto tra i militanti e i critici 5 Stelle a livello locale o a livello nazionale che non da altri partiti, che o li ascoltano oppure sono così rilevanti che non riescono a pensare minimamente. Quindi diciamo che voi avete un atteggiamento tra virgolette aperto, cioè nel senso di che ne so. Quindi la grandissima già che ti chiamano
a dare una mano loro, ma questo vale anche per tanti altri movimenti che in qualche modo cercano di far sì che emerga in Parlamento qualche tipo di proposta per loro stessi. Quindi da questo punto di vista sarebbe un grande errore un pensamento fondamentalmente di Cattaretta, perché sono punti critici e problematici. Questo ne dirò a lui, altri penso che ne hanno anche altri. Non è che la scommessa che hanno creato è molto complessa da realizzarsi, però hanno fatto già un pezzo di strada, comunque sono una forza che insomma si manterrà, con... vedremo adesso anche le prossime elezioni che ci saranno nuove in altri comuni, secondo me ci sarà una non piccola transizione. Quindi diciamo che anche le scelte elettorali non possono avere, non avere, e quindi possono essere anche un interlocutore per chi è interessato a un cambiamento, diciamo, della vita italiana in una certa direzione. Ecco, detto questo, poi non so, si possa anche stare tanto per... diciamo, in realtà poi la cosa curiosa che mi ha visto in Lombardia, ma si vede anche da altre parti, è che in qualche modo, non so, ho sentito molti amici miei che, per quanto fosse una scelta che voi si vanno applicare, ma che hanno detto molto amici che di sinistra, che lui è stato da sinistra, che i loro figli erano diventati attivisti del 5 Stelle. E i genitori erano come, dice, tutte le situazioni, i valori, eccetera, perché questi vanno... insomma, cioè, quando andiamo a rimanere in Casaletto, non so, o Grillo, e c'è questa cosa un po', addirittura uno di questi, non dico il nome, penso lo conosciate, ma che era negli anni 70, aveva un ruolo abbastanza importante della sinistra, lui stesso poi è andato a seguire queste 5 Stelle ed è diventato una sinistra di 5 Stelle. Strano, no? Oppure, non so, il comitato che è in compagnia di giovani, che si era donato per sostenere le elezioni di Ancora Soli, quindi c'è da... sono stati da fare, hanno fatto una campagna sul territorio, eccetera, eccetera. Poi alla fine, insieme ai dirigenti di questo gruppo, che erano, si sono chiesti ma cosa hanno votato, e si cercavano di mandare l'osone, no? Però a metà di loro la Camera ha votato per 5 Stelle. Cosa vuol dire? Cioè, vuol dire qualcosa, no? Quindi c'è, cioè, diciamo, se una certa volontà di cambiamento risulta, non così, per la manipolazione di Casaletto, di Grillo, o lo streaming, non so, qualche altro devo dire, ma c'è qualcosa che uno ha capito, forse l'ha letto anche diversamente, e naturalmente queste sono delle cose che forse possono essere utili per chi ha in mente probabilmente di costruire, e appunto un'altra cosa che c'è nel Parlamento attuale, credo che ha, come dire, il minimo della destra, 30%, è però il nullo della sinistra, quasi, quindi questo ci sarebbe un po' da ragionarsi, questo è un problema che sofferete in altri momenti. Ecco, allora vediamo, cioè, quindi andiamo un po' più, cioè parlo un po' più con la gente schematicamente, poi sono domande io posso chiarire. Diciamo quindi, naturalmente la svolta mia sul capire, no? Che cosa sono, capito, no? Che cosa sono? L'altra cosa, le ragioni del successo. Il terzo discorso, quali sono le idee importanti che in un modo o nell'altro loro hanno proposto e su cui bisogna ragionare e su cui eventualmente discutere in che modo, magari in altri modi, queste idee possono essere, non so perché questo scherzo mi può interessare. Che cosa sono? No? Ecco, questo naturalmente, come diceva anche Paolo prima, ovviamente all'attenzione del pubblico, la cosa che ha stupito è che nell'arco di meno di un anno sono avanzati da piccole percentuali che avevano qua già qualche comune, al 25%, questa cosa, 8 milioni e basta. No? Grosso modo, sono tanti perché chi è meno giovane se lo ricorderà, sono un po' come il PC degli anni 60, che il PC degli anni 60, qualcuno lo ricorderà, era 8 milioni di voti, no? Vendevano 800.000 copie dell'unità la domenica, no? Ed era una forza importante nel questo, no? Non era stato un potere diverso, no? Però era in Parlamento e la sua presenza, la sua forza, qualche cambiamento l'avrebbe ottenuto. Tra l'altro anche l'elettorato, se non esaminato, molto simile. Cioè, interclassista, ma con una forte presenza degli operai, soprattutto più o meno. Quindi, non è che esattamente che i 5 Stelle oggi sono più degli anni 60, però ci sono delle forti analogie, se vogliamo, da vari punti di vista. E diciamo, più degli anni 60, chi interpretava la domanda di cambiamento a suo modo, la proponeva, pur non potendo dare al governo, ha fatto delle battaglie e delle cose importanti, è riuscita a farle. Poi, quindi, adesso vedremo oggi cosa succede. Ecco, allora, in questo senso, il. Non hanno costruito questa cosa in un giorno, no? Ma diciamo che il percorso è abbastanza, cioè, inizialmente quando nacque il fatto del movimento, anche se non si chiamava ancora così, nel 2005, cioè quando aprirono il blog, eccetera, quindi sono 8 anni fa praticamente, non c'era nessuna idea di fare nessun partito, non dico un partito, non voglio fare neanche oggi, ma neanche un'idea di presentarsi alle elezioni.
Cioè, c'era l'idea che in sostanza nacque il movimento e aveva due punti di forza adesso, non so se più nel dettaglio, ma insomma vanno capiti. Uno è quello di Grillo, no? Che Grillo, sapete, insomma, ha portato fuori della TV per tutti i socialisti, e poi poco per volta ha continuato fuori della TV, fanno le sue campagne, con il suo modo della satira politica, ed è a un certo punto, naturalmente veniva sostanzialmente tutti gli anni 90, fino al 2005 praticamente, veniva chiamato fondamentalmente da movimenti, gruppi, mobilizzazioni che volevano avere, cioè facevano proprio un cioè, portavoce in un certo senso, non aveva idea di fare un suo movimento, lo chiamavano il Val di Susa, lo chiamavano Vicenza, lo chiamavano dove c'erano a fare gli inseneritori, dove c'erano delle, o altri lo chiamavano delle mobilizzazioni ambientaliste, cioè la rete Lillico voleva presentare Grillo come suo portavoce in una, come dire, organizzazione internazionale del mondo. Quindi diciamo, era una figura sostanzialmente che era passato dalla satira a una certa forma di attivismo politico, di testimonio o di porta. Questo è durato parecchi anni, anche se praticamente pochi se ne sono accorti, cioè, diciamo Miglia era una cosa molto semplice, se no, se non dove andava localmente, i media locali ne parlavano, dicevano che chiamava anche la gente che andava a sentirlo, ma era del tutto assente. Questa cosa, quindi, nel libro forse perché è interessato, la spiego un po' meglio, diciamo, è una, diciamo così, non è che sia, è una qualità particolare, se vogliamo, di un comico che diventa o è in grado di diventare anche un attivista politico, e cioè, insomma, cioè, non fa quella lunga, voi sapete che la satira politica, quello che noi leggiamo sui vignette, ma non so, la satira di Crozza, molto spesso, è molto semplice, molto spesso paradossale, oppure a volte anche provocatoria, ma quel tipo di linguaggio, se si sa cosa fare sul mestiere, lo sa fare bene, è spesso molto più penetrante, va molto più a fondo, che non un discorso normale politico fatto da un politico, cioè coglie dei punti essenziali, dice a volte l'indicibile, oppure dice cose che vai passando gli schemi intervenisti o di valore. Naturalmente, detto da un comico, quindi in un contesto di divertimento, la cosa viene accettata, non c'è delle barriere. E in qualche modo questa cosa comunque pesa profondamente anche nei sentimenti, nel senso comunque interagisce anche profondamente rispetto ai sentimenti del persone. La pensaccia approccia, ma dentro di questa maniera qualità, in questo senso, a volte nei suoi interventi, hanno un effetto politico, almeno lui non vuole fare politico. No? Una cosa del genere è successa negli anni 80 in Francia con l'avventura di Coluche, un comico molto popolare, che anche lui che faceva una campagna sul web, sul Radio Monte Carlo, contro i diamanti dati per tutta la Repubblica dell'Unione Africana, insomma, una campagna martellante che aveva un enorme successo, e insomma fu cacciato dalla direzione e diciamo non fecero fare più niente, era molto più famoso di Grillo in Francia. Cosa fece? Ok, mi piacciate, mi fate di parlare di televisione, benissimo, mi presenterò la zona presidenziale, così mi faranno parlare. E fece questa cosa qui. La fece, la cosa impressionante, di sapere, tanto che i giornali fecero un blackout, quasi nessuno, nel parlò c'era una specie di velo di silenzio, ma diciamo lui pubblicò su un giornale satirico sul suo programma, in sostanza scusalmente era, io ero di sinistra, ma la sinistra mi ha deluso, non ha fatto mai niente di importante. La destra che è dovuta portare di più, beh, diciamo a questo punto, prendiamo in casa, portate bene che sono un imbecille, cambiamo le cose. Cioè, discorso tra l'altro molto più radicale di quello che Grillo poi ha fatto negli anni successivi, e tra l'altro fatto da un singolo con pochissimo appoggio, parecchi telefoni, quando lo appoggiarono, ma lui era abbastanza scettico. Beh, poi fu di fatto bloccato con fortissime intimidazioni, ucciso anche il suo aiutante principale, cioè alla fine fu convinto a ritirare. Ma aveva già il 16% dei consensi e Maché, che era presidente del capo del dottor Comunista del Lenno, un famoso dirigente, qualcuno se lo ricorderà, fece fare un sondaggio per gli operai e era stato impressionato che di gran lunga più apprezzato e scelto con luce di quanto lui, vecchio dirigente, con tutta una serie di credenze. Ecco, allora, questa cosa, se cioè, voglio fare lungo, diciamo che è stata. Cioè, diciamo, quindi il potenziale, qual è il potenziale? Quindi, dicevo, la satira è comunque una cosa importante dei regimi democratici che non è un caso che il regime autoritario tendenzialmente la colpiscono, perché, pure non so, potrebbe anche il presidente del Berlusconi, cioè, perché spesso riesce a parlare alla gente, cioè a dire, non lo so, classico esempio del bambino che dice, ma il re è lungo, cioè riesce a dire delle cose che sono indicibili o non dette, e parlare.
questo, quindi ha una funzione importante la Santa in generale nella vita politica di ogni paese, e insomma, è molto importante che ovviamente ci sono i buoni santi che non sono anche migliori. Ma la cosa curiosa, che si è legata con Coluccio, ma anche adesso con Grillo, è se uno è abituato a fare il santo, a parlare quel linguaggio in quel modo, diventa, non solo inizia a dire, beh, facciamo la santa del politico, noi chiudiamo tutto, tutto resta come prima. Ma dice, ok, io però a questo punto mi propongo di intervenire e di cambiare le cose, in coerenza con quello che vi ho detto. E questa cosa è una cosa che può sembrare banale, ma in realtà ha avuto caso di Coluccio, ma caso di Grillo, esattamente l'ho detto. Vedremo una terza volta se ci sarà una terza riprova, c'è cioè, un santo che ha delle capacità che poi diventa. Questa cosa ha un suo potenziale molto grande di mobilitare un movimento. È una cosa che, questo non so, se fu uno dei sociologi, dei politologi, dei filosofi, ha detto di Coluccio, dice, le cose che dice Coluccio forse sono le cose più importanti che sono state dette dalla dichiarazione del diritto universale del mondo. Erano stupidi, erano, non hanno capito niente. Qualcosa avevano capito, naturalmente, naturalmente un conto è dire dal punto poi, naturalmente un conto è poi passare da questo tipo di discorsi al fare un po' l'azione in politica, che è molto complesso, lo vedremo anche nel 5 Stelle, è molto il problema, e Coluccio fu bruciato perché era da solo un enorme successo, ma quando fecero fuori insomma, il suo aiutante principale, lo stesso fu intimidito in vari modi, che rinunciò, dice di votare Mitterrand e poi si mise a fare gli episodi curva sociale, ma era scoperto la politica. Qui invece abbiamo questo potenziale. La cosa, quindi questo è uno dei termini su cui in particolare il movimento sta scritto, un movimento costruito paradossalmente da un comico satiro che si mette a tradurre la sua satira del politico in un'azione attiva per cambiarla. Che posso fare, cioè poco come vedete, i rituali carnevaleschi, no? Che spesso mettono i ridicoli, fanno una specie di parodia del re, del padre, eccetera, poi però finito il carnevale tutti a casa, no? Cioè c'è un'illusione alla gente di poter mettere in discussione, dopodiché però si va su, dopo si va a casa. Ecco, se questi qui, il grande carnevale, appunto si mette a fare politica, qualcosa può cambiare. Questo, no, osservare una, vado avanti rapidamente su questo, si può tornare a riflettere, ma diciamo quindi è una modalità comunicativa ed è una modalità di costruire un movimento con un leader che in qualche modo è, diciamo, in qualche modo ha questa risorsa fondamentale di riuscire a parlare, di avere quindi uno strumento fondamentale, cioè il movimento non ne può fare a meno, so, comunque per tutta una fase, quindi questo è un elemento. L'altro elemento, qui, su cui sono scritti anche di libri, di disposizioni, di tutti, l'incontro con Casaleggio e l'idea di che si poteva, in assenza di difficoltà di usare i media principali, in cui più luogo, perché era popolato da gruppi di potere, comunque c'era un momento di ostracismo, di usare il web come canale di comunicazione, e questo fu, naturalmente, lui non sapete, non si credeva, ma insomma, insomma, mi sto raccontando la storia, naturalmente venne sempre questa cosa, ci fu questo incontro, e tutto sommato, naturalmente, anche tutte le sue limiti, i suoi problemi, eccetera, in realtà, semplicemente offrì a Grillo l'idea che si poteva congiungere con il tipo di, insomma, di modalità sua di attivismo politico, appunto, di satiro comico che si butta in politica e dice non facciamo, non diciamo solo che il re è nudo, ma anche vogliamo dire fatti da parte, non so se è chiaro, se vado troppo sintetico, no? Benissimo. Ecco, allora, mise insieme questa capacità di Grillo, che proprio lui di Grillo era di Coluccio, non è di tutti i comici, non tutti sono in grado di fare questo passaggio, anche il PC, il PD mandò a Parma quando c'era Grillo, pensava cioè stanno per vincere le elezioni, gli mandò un altro nome, dice, ma in fondo la gente va che si diverte, mandiamo un altro nome, così significava che con quello, quindi invece di votare 5 Stelle voteranno per quello del PD. Non è fatto così, non sapete, no? Però è andata come risposta. Non è essere comico che si va a vedere uno spettacolo, si va a vedere uno spettacolo non pagato, pagando un po'. Ok, l'altro elemento fu quello di mettere insieme il potenziale del, anche qui poi informatici ci racconteranno anche cose interessanti. Oggi io ho letto un articolo tendenziale su Repubblica, forse il fallimento della web democracy, non so, ieri non sono riuscito a fare queste quirinali per non rimettere chiaro i problemi che sono stati un tempo su quello che è di qualcuno, tutti a pontificare sul fallimento della web democracy. In realtà però il mezzo di comunicazione che è inevitabile, che nel futuro sarà sempre più importante, perciò quando dico ai miei studenti, ma chi di voi legge il quotidiano? Nessuno. Uno dice, ma vale anche se hai letto sul web? Sì, allora tutti leggevano.
i miei studenti, gli studenti di sociologia, che non sono, cioè, non legge più nessuno il quotidiano, non so se, però se quello è quello, quindi diciamo, è una cosa che nel futuro sarà sempre più importante. Come mezzo di, quindi diciamo, ovviamente, diciamo, questa legge mi diede l'opportunità come mezzo di comunicazione, perché mi metta di interesse. Ma l'altra cosa che, peraltro, quando arrivo, avevo imparato dall'esperienza anche americana di questo tipo, che poteva non solo essere un modo di comunicare, ma da un lato di mobilitare delle campagne, una specifica, e poi di creare un'attivazione anche locale, cosa che ovviamente avevo già sperimentato in cui le sale presidenziali, cioè che poi diventava un terminale che permetteva di aggregare dei gruppi, anche locali, che poi interagivano fra di loro e in qualche modo. Però vedete, la campagna di realtà globale fu molto appoggiata dalla rete che si chiama Buffo, che in qualche modo, insomma, funzionava per certi aspetti un po' come questo. Quindi diciamo un luogo che sia di comunicazione che non bypassa le censure, no? Che rispetta molto le autorità e implica anche evidentemente alcune autorità italiane. Dall'altro lato, come dire, che può essere non solo un luogo di comunicazione, ma un luogo anche di organizzazione, di campagne e anche di organizzazione di reti, di attivisti che poi non lavorano solo su quello. Quindi queste due cose sono state delle reti chiave. Insomma, il modo di che fondamentalmente che ha dato a un micro, insomma, gli ha dato la di unire il potenziale del web al potenziale di un proprio che fa, si mette a fare politica in quel modo lì. E questa cosa è stata più difesa da varie campagne, su cui passarono tutti ad osservare, una era via dall'Iraq, nessuno se ne ha parlato, un'altra che riguardava invece il Parlamento pulito, la storia di appunto non avere i diritti di Parlamento, queste cose qui. Altri invece rispetto alla telecom, altri invece dei consumatori, comunque su tematiche di tipo di interesse sociale, questo, nessun interesse per entrare in politica. La cosa che cambiò un po' la storia, forse lo detto io, fu sorpreso, e fu quando provarono a Bologna, no? Questa città che parla, l'8 settembre del 2007, a fare il primo Fudelli, in cui in qualche modo nel totale silenzio, mica non ne parlavano assolutamente. Organizzato soltanto tramite il web, c'è stata una mediante, ci furono presenze. A Bologna, visto il giornalista di Repubblica, mi pare, che diceva che questa impressionata di quanta gente c'era, 50.000 secondo la questura, non aveva mai visto tanta gente così. E diceva, a questo punto, questo non può che essere un partito, insomma, perché con questa forza non ho mai visto nessuna forza organizzata. Questa impressionata, dove tipo scarpa, ho scritto il giorno dopo, arrivo di barbari, no? Scaffali, arrivo di barbari, no? E predisse subito, beh, questi qui, insomma, certo, faranno per classe, un diritto italiano, che hanno piazza di protestare di tutti i precari, che hanno detto come uomo qualunque, cioè, diciamo, è stata sempre una storia, tutti i profeti, molto, molto lungimirante. Ecco, però, quello che detto lì, secondo me, lo stesso diritto, cioè, la cosa che lo stesso diritto davvero, forse che avete capito, era il potenziale enorme che avevano messo, unendo il potenziale del uomo che diventa poi politico, con il potenziale di comunicazione e organizzazione del web, c'era scoperto una forza di gran lunga su questo, che loro stessi pensavano di vedere. Naturalmente l'altro elemento tipico che notarono i politici all'epoca, che avevano molti molto poco, che si univano in quella piazza, c'erano dei riti con il vaffa, no? Scadivano in coro, il vaffa via via via. Ecco, era un lato. Questo è il lato più simile a quello di Guruzzi, anche come c'era detto. Unirono però l'altro fatto di raccogliere le firme per il Parlamento pulito, cioè perché sì, ci fossero le preferenze, perché gli inquisiti non fossero messi nel visto del Parlamento, e terza cosa, perché non ci fossero più due mandati. Cosa che oggi all'estero sembrava delle cose assurde, eversive, eccetera. E quindi l'unione di la protesta con l'impegno civile, che è una cosa nuova, cioè, insomma, c'era in questa forma, perlomeno l'impegno civile, una cosa di 100.000 firme, dopodiché lasciarono il Parlamento, lo presentarono, non si è discusso. Ma l'altra cosa che avete letto oggi, i famosi saggi di Napoli, i saggi che hanno fatto, fra le altre cose, hanno di fatto appunto, almeno fatto finta di attuare alcune di queste richieste. Per esempio, c'è la richiesta che il disegno di legge di iniziativa popolare sia obbligatoriamente discusso. Un punto è toccato il dico, fra l'altro, che fra l'altro, misteriosamente, no? Oppure c'è l'idea che forse si abbassa un po' il quorum per il referendum, il quorum dovrebbe essere ancora il 50%, ma il 50% dell'ultima, dei votanti dell'ultima elezione alla Camera, no? Quindi sarebbe un 40%, no?
Naturalmente poi però preoccupati che il popolo possa avere troppo potere, ancora stiamo contenti, però bisogna alzare il cuore per il referendum. Cioè, la cosa è molto, cioè, che adesso bisogna fare una valenza, come sapete, che è una cosa che abbiamo fatto anche voi. Quindi siamo dando una piccola concessione, io però sono terrorizzato dalla paura che si potrebbero fare referendum su varie cose, no? E ci sono anche importanti, no? Allora siamo molto alla soglia, sì, certo. Se poi si riesce a superare la soglia, magari corre un po' più basso e si se la tocca le firme. Non so se avete presente come ragiona i nostri politici, non so se avete un'idea. Avete un'idea. Quindi c'è un paradosso, quindi questa cosa ci fa una cosa senza senso, è stata alla fine accolta. Cioè, è stata alla fine accolta, però vedete con mille attenzioni. Ok, vado rapidamente. Quindi diciamo così, che cosa sono? Quindi era un movimento che non aveva inizialmente nessuna idea particolare di direttamente entrare in politica per andare alle elezioni, raccolgo le firmerie su questo giro di legge che viene bocciato, l'anno dopo ne fanno un altro giro di legge che vuol dire parlare di Gaspare sulla comunicazione, abolire finanziamenti pubblici, eccetera, c'è una serie di cose, anche quello poi ha costo un sacco di 1,5 milioni di firme, quindi diciamo la mia intenzione è di fare un'azione diciamo, di questo tipo di base. No? Grillo stesso, poi nel 2009 si presenta addirittura al primario del PD, no? Si scrive da Zacchini, non so se lo sapete, e viene sostanzialmente gli dicono che no, era due giorni dopo la data prevista, non so, perché due giorni, e allora tu non puoi presentarti, no? E a questo punto naturalmente il polizia del PD va benissimo che da fase di gruppo si arrabbia con Marino, che attualmente mi sarà forse se la faccio sentire con i ronchi, quindi dice, ma perché? Dice, anche lui è dico partecipare, tanto è l'unico che ha un programma, quindi facciamo entrare, naturalmente forse la storia potrebbe essere diversa. Ma diciamo, quindi l'idea non era questa, non era assolutamente, naturalmente c'era già stata un'esperienza di, come dire, liste 5 Stelle, cioè, ma non credo che non mi pare che fosse una cosa pianificata all'interno, anche di loro vediamo un po' di sospetto, che localmente diversi attivisti avevano detto, beh, sono delle questioni, noi mettiamo la lista su quello e chiediamo al comune di fare qualcosa. L'idea era la lista 5 Stelle perché c'era un'associazione comune 5 Stelle che voleva ottimizzare la missione comunale sul piano dei rifiuti, dei trasporti, dell'acqua. Cioè, diciamo, era un progetto di ottimizzazione dell'amministrazione comunale. Si ispirano a quello, creano una sorta delle fonti di certificazione di controllo. Io ero preoccupato di infiltrazione, di politicanti, cioè liste locali, liste civiche, penso stavolta sono anche fasi attendibili che poi lavorano su gruppi di clientela, oppure sfruttano un certo marchio per avere il loro corpo. Quindi diciamo, quella cosa lì, le vite che non vanno sospetto, non si impegnò mai personalmente, li lasciò fare controllando che non fossero cose aberranti o purtroppo, come dire, gestite da politicanti che volevano fare la guerra. E solo poi dopo questa cosa mi dica stato fuori, decide di fondare il Movimento 5 Stelle, ovviamente è cominciata un'altra storia, perché nel 2010 si presentava alle elezioni regionali, come sapete, quindi non abbiamo un metodo di voti, il 17%, quasi passò sotto silenzio, è un cambiamento. Quando la Lega nel 89 in Lombardia prese il 6-9% alle europee, si cominciò a dire che allora sta nascendo qualcosa di diverso, no? Invece ci fu una serie di cose di silenzio, non è cosa interessante, perché il Piemonte con 5% aveva di fatto fatto saltare la divisa nel centro-sinistra. Quindi restò della penombra e negli anni successivi si presentarono i vari comuni, cominciarono a avere degli anni, ma restarono con i termini di sondaggio, se volete, non so modo che erano stimati 2-3-4%, quindi diciamo, era una lista del tutto marginale a fare l'intervento. Ecco, il Santo Rosso ovviamente fu a parte, come sapete, non lontano da qui, quindi gli eventi sono quasi tutti localizzati in Emilia, il Budelli fu finalmente dove era la forza più importante del movimento. E poi il caso Emilia è il quarto, è uscito adesso un tipo di giornalista che diciamo così, si chiama Parmitano, cioè di come ha partecipato con il in Italia, e fu un fatto, diciamo, se vogliamo un po' casuale, quasi inaspettato, se vogliamo, un crollo verticale dell'amministrazione di centrodestra, che diceva prima, cittadini che si mobilitavano, eccetera, eccetera, e il centro-sinistra che non riesce a gestire, a cavalcare, a portare avanti la domanda di cambiamento, e di fatto la sorpresa che viene fuori è che, diciamo, il 5 Stelle Balzano prima era dato, aveva avuto, mi pare, l'8%,
8% a Parma nel metodo di giornata, passo dall'8 al 19%. Passo all'ottaggio e anche qua sorprendente lo vince con 60%. E il centro-sinistra, che era visto invece come sempre parte del sistema Parma, quindi risulta totalmente. Piccolo dettaglio, poi anche lì interessante, non è semplicissimo, ma forse non se ne aspettavano che ne erano preparati, non avete governato il comune, comunque tutto sommato non se ne sono preparati avanti, perché le ultime elezioni Parma sono passate dal 19 al 28%, da 13.000 voti a 40.000 voti. Beh, la cosa posso fare a dire, i cittadini non c'è, anche parlando delle campagne che ultimamente vengono fatte sul fatto che come si chiama Parma, ha raggiunto le aspettative, boh, la gente forse va avanti a dire. Questa cosa di Parma poi, perché i sondaggi immediatamente dopo Parma, i sondaggi balzano dal 7-8% al 19-20%. E quindi come cioè diciamo, possiamo dire che questo è un altro passaggio, come il VDEI era uscito dal web per andare sulle piazze, Parma è uscita dal web e dalle piazze per andare sui grandi media, diventare un protagonista della politica. Quello fu effettivamente, dicono mai che era il giorno, ma ovviamente i giornalisti inserivano disperatamente tutte le dichiarazioni, tutte le forme nuove, tutto quello che potevano, ma di fatto diventa a quel punto, poi naturalmente c'è la seconda, la nuova tassa di Grillo in Sicilia, come la ricorderete, no? E quindi diventato un partito in Sicilia. Notate che anche lì, il modello Sicilia, di cui tutti parlano, aveva avuto il pari 18% delle elezioni elettorali, che era il primo partito. Alle ultime politiche è passato al 34%. Cioè, l'attività che loro fanno, si può discutere quanto sia l'altro, ma come dire, la gente si affida per un cambiamento, non è perché fosse una cosa. Quindi, se non c'è, quindi diciamo così, le ragioni del successo, chi sono, credo di avere questi due punti, spero di averli un po' come dire. Quindi, le ragioni del successo, quindi fondamenti, il ruolo di Grillo e il ruolo della rete, ma gestendo, cioè, non per la democrazia, ma gestendo le chiavi di rete di comunicazione, rete di mobilizzazione e rete anche in parte di organizzazione. E l'altra cosa è il fatto che ovviamente il crollo che c'è a parte del centro-sinistra, ma anche non dimentichiamo appunto che era il periodo del governo Monti, in cui tutti i partiti erano insieme, quindi questa cosa ovviamente gli scambi della rete si moltiplicavano, ne venivano fuori tutti i colori, a destra e a sinistra, a volte messi insieme. Quindi, diciamo, era una bella immagine della politica italiana. In questo contesto, ovviamente, il fatto del salto di Parma li rende visibili e a quel punto c'è una carenza in qualche modo. Certo, un po' se volete, come storia, potete fare quello della Lega, che certo, se era prima, per parecchi anni, con il partito regionalista, aveva fatto dei piccoli passi in avanti, fino all'89, quando cominciò a diventare visibile, poi nel 90 non va via, passò dal 6-9 al quasi 18%. Cioè, quindi diciamo così, quando diventa visibile, diciamo la domanda, diventa un interlocutore visibile di un pezzo. Allora, vado allora molto, insomma, cioè, le idee e ho fatto più troppo, diciamo. Sei a zero contatto. 5 minuti. Cerco di andare molto sinteticamente sulle idee, sul punto di fare. Volevo fare vedere le slide, ma cioè, le faccio vedere. Comunque c'è sul sito del libro che potete trovare online se volete. Diciamo che le slide danno un po' il quadro dell'evoluzione del mentorato. Sì, andate sul sito della Feltrinelli di Corto, vediamo se da qualche parte c'è l'indicazione di questo libro. Abbiamo messo sul ci hanno vietato di mettere sul testo. Se vi interessa andate a vedere sul sito e potete guardare l'orientamento se volete faccio solo tanto per dare un'idea, poi anche lascio perdere sull'autocollocazione degli iscritti, nella prima fase, la linea azzurra è l'autocollocazione, cioè quanti voti prendono nelle varie in qualche modo, vedete che inizialmente la linea azzurra è quella dove dice prima di Parma, in sostanza, quando era molto minimo, vedete che è molto forte a sinistra e cercano la moto. Ecco, dopo Parma invece c'è una tendenziale a piacimento, prendo l'altro molto di punto a me, cioè riesco a, sono riuscito a battirare in qualche modo, posso che la sinistra non è in ad attirare anche le torri della linea del PDL, con certe delusa di tutte le sue. Altre immagini, forse un minimo dice qualcosa, quindi la composizione degli elettorati, a
gennaio 2012, adesso. E la cosa è che i comunisti si intendono tutte le liste a sinistra del PD, insomma, non so, che è scritto la cappella. Comunque, diciamo, beh, certamente da questi progetti comunisti la sinistra non trova più quella lente, no? Però la cosa che volevo farvi notare è che la quota di sinistra che ha il punto di 5 stelle è di più di quella che c'è nel PD, non so se l'avete notata. Avete visto? È troppo difficile per loro. Da capire, quella rossa, la sinistra, la rossa, l'istima, Ma siete riusciti a vedere. Ma questo tanto per dire, insomma, il discorso di questa parola di qua. Cioè, diciamo che c'è una certa, probabilmente qua probabilmente c'è anche un seguito di destra, nel senso di chi sono riusciti a pigliare. E se volete, termine qui, comunque se cercate sul sito, trovate tutte le tabelle, potete tagliare anche su molti altri aspetti dell'elettorato. Ecco, se vogliamo, in termini generali, possiamo dire che in sostanza ha occupato lo spazio, questo discorso del populismo, siamo partiti da questo, cioè ha occupato lo spazio degli strumenti di trasversare a tutte le aree politiche, no? Quindi, ecco, però il discorso che fa, il discorso che lo stesso fa, dice dovete ringraziarti, se no questo è un dato con l'Eldorado, non è l'Eldorado, se noi guardiamo solo la Francia, no? La lista di Le Pen al 18%, e prende il 33% di operare. Cioè, quindi è riuscito a... E diciamo, tra l'altro, poi vedendo anche cosa porta avanti, su temi che sono alcuni temi contro la globalizzazione, il liberismo, eccetera, ha più o meno le stesse posizioni di Melanchio, la lista di Le Pen. La differenza poi sta sugli immigrati, sulla visione, diciamo, di legge, cioè, unisce a una cosa là. E in questo caso, diciamo così, l'operazione, che tutto a vedere come andrà a finire, dove andrà a finire, di recuperare, questa però è una scoperta che non solo riguarda il Movimento 5 Stelle, ma riguarda anche la democrazia italiana, se quest'area la riuscirà a portare su posizioni democratiche, no? Invece che su condizioni. Questa è un po', se vuoi dire, la scommessa chiave, e diciamo che comunque anche, cioè, se dicevo che l'Eper ha 18% generale e 33% di operare, la lista grigia, ci sono poi dei dati più avanti, non ve li faccio vedere, al 25%, anche gli operai arriva a 38%. E diciamo anche lì si può dire sono fascisti di operare, no? È difficile che, cioè, l'attesa, no? E questa qui è sbocata, ma ovviamente tutti gli operai che votavano Lega, votavano gli altri partiti. Quindi, diciamo, da questo punto di vista la scommessa è riuscire, partendo da un'onda, da temi apparentemente non legati al suo orientamento politico, a portare su posizioni, diciamo, democratiche. Ecco, allora, finisco rapidamente su alcune idee che secondo me concorrono in questione aggiuntiva, e cioè, come dire, certamente l'idea parte, no? Di partire dalla protesta e trasformarla in azione civile. Ora, dietro c'è un'idea, che poi la vediamo anche in varie operazioni pratiche che vengono fatte, ecco, in qualcosa di politica che è alquanto diversa. Cioè, l'idea di quello che loro hanno, che fin dall'inizio proponevano, anche perché loro hanno. Non sono un partito, sono un movimento, che poi fatto in un certo modo. E l'idea è quella del negare, del dire che, insomma, loro rifiutano la politica come professione. L'idea è la politica come impegno civico, che uno fa per un certo periodo, poi torna a fare il cittadino normale. Che peraltro l'idea del politico è che c'è nel movimento, si fa carriera, non si fa carriera, non si guadagna un soldo, questo è questo non è il mente. Ecco, l'idea allora è che anche chi fa politica, come dire, entra nelle istituzioni, ecco, dovrebbe avere la stessa idea, la politica come impegno civico, e l'idea di politica come in qualche modo in cui, come dire, uno vale in qualche modo non è data la persona, ma solo l'idea che porta avanti, è il progetto, non so se che porta avanti. Ecco, in questo senso, come dire, si può dire che di utopistica servono i professionisti, ma serve come metodo, come si vede. Il loro gruppo parlamentare, una socializzazione del ruolo, però è un'altra cosa, non è la professionalità del politico che fa carriera. Ecco, altre idee chiare che comunque di studio un po' di storia, psicologia, la sa, in generale qua non rifiuto l'idea di partito, no? Come causa emerge, tedesco e così. Cioè l'idea qua non è proprio questo, non è un rifiuto di un'idea di un'organizzazione, ma in sostanza l'idea che porta. L'idea che porta avanti, poi si è vista anche in questa loro nazione, è quella di, come dire, infatti, tutti i studi sui partiti sono diversi in valore, aggiungendo una base di credenti, cioè gente che crede nel partito, hanno una leadership
c'è una zona che mi ricordo di carrieristi, cioè si sono ancora in parte presenti, ma via via diventa più importante la loro carriera, così chiama. Ecco, allora, l'idea molto tranchante di quanto l'avete visto alcuni suoi, è l'idea di questa fascia intermedia farla saltare e stabilire un rapporto diretto fra la base dei credenti e una leadership, quindi far vedere come si crea, come si sviluppa, come si mantiene, ma che comunque mantiene dei canali diretti. Cioè, questa può sembrare, cioè, naturalmente non vuol dire poi che qualche volta questo solamente sarà un problema che loro dovranno affrontare. I grandi, per esempio, inizialmente sono partiti da questo, ma i diretti poi via piano tutti sono strutturati in un modo diverso, più largo, ma delle forme devono trovare. Ma l'idea che hanno è che, e poi tra l'altro è la stessa idea di Papa Francesco, quando dice nella Chiesa la gente vuole fondamentalmente vanità e carriera, no? Rispetto, cioè quindi è uno spostamento, che qui è un problema complesso, un cambiamento della politica, nel senso che questo sembra un po' fa una leadership che in qualche modo del sì comunque, che però mantiene un rapporto diretto con la base, e comunque la base comune. Ecco, questa cosa effettivamente cambia. Naturalmente credo, c'è un problema di come questo contatto è mantenuto, delle forme in cui poi si creano delle figure anche intermedie, ma diciamo l'idea però è sempre però, l'idea di un politico che non la fa come mestiere per guadagnare, ma come impegno civile, perché è un'idea un po' diversa. Capo. Capo con me. Come? Vertice movimento. È un po' diverso, cioè, diciamo, perché in realtà tutta la questione dei partiti, lei sa benissimo, ti ricordi i Togliatti che ha, in realtà c'è sempre un vertice che è legittimato e che decide per i fatti suoi in qualche modo. E che poi si cercano i congressi, poi fanno le votazioni, ma in realtà c'è sempre, cioè, la strutturazione è sempre una leadership che tira avanti i cameristi, li utilizza in certe sensi, e in qualche modo si rapporta con la frase e sono prendendo delle cose. Il problema è, diciamo, il rapporto con la base, su questo finisco, sono gli ultimi, perché per quindi ne hanno fatto capire tutti, diciamo, il problema non è tanto il web, ma è l'idea che su questo tema, del Presidente della Repubblica, forse è bene sentire la base del movimento, non dei cittadini. Ecco, nessun partito l'ha fatto. Quello che dovremmo cambiare è questo nostro. Ecco, allora, in questo senso, io credo che sia importante ragionare un po' più a fondo. Cioè, ci sono delle sfide e delle idee difficili da attuare. Ecco, però il problema è certamente quello che si capisce, hanno un po' di difficoltà da attuare. Però credo che comunque i punti critici della politica l'abbiano messo a fuoco, probabilmente ci possono essere anche altri modi di lavorare.